Buongiorno, siamo qui con Venanzio Franciscuti, presidente di Federagripesca, il massimo responsabile della cooperazione in regione. E con lui oggi parliamo però di vino, perché ultimamente sono venute fuori queste tensioni sul prezzo della ribolla gialla e qualcuno ha, diciamo, pure accusato il mondo della cooperazione. Ecco, vogliamo sapere cosa ne dice il presidente su questo tema. Sì, grazie dell'opportunità. Questa accusa che ci è stata rivolta è completamente infondata, quindi io la voglio rigettare, insomma, chi ce l'ha fatta, perché il mondo della cooperazione se detiene il 10% all'interno delle proprie produzioni di ribolla è tanto. La ribolla è stata una speculazione che è stata fatta soprattutto da privati che per volontà o di risolvere i loro problemi o proprio per speculare, hanno fatto questi grandi impianti in un momento in cui non c'è un consorzio e non c'è qualcuno che possa tutelare il prodotto a livello di immagine anche all'estero e a livello Ecco, normativo. manca quindi il governo Il di governo questa della ribolla. ribolla e adesso cosa bisogna fare? Bisogna partire dal consorzio della DOC Friuli. Questa è una cosa molto importante, difatti, la costituzione del consorzio che permette la difesa sia della ribolla ma anche la valorizzazione di tutta la viticoltura della nostra regione. Ci sono un gruppo di agricoltori molto importante della nostra regione che stanno lavorando, sono a buon punto, da quello che mi risulta, stanno lavorando proprio per la costituzione del consorzio che sarà l'organo di governo della viticoltura, di una parte della viticoltura della nostra regione. Ecco, si dice sempre che il Friuli è una terra di grandi vini, però spesso siamo conosciuti magari per i nomi di qualche grande produttore, mentre altre regioni hanno le loro zone identificative. Questo è un guaio, è un problema, cioè anche noi dovremmo avere un vino simbolo finalmente. Dovremmo avere un vino simbolo anche noi, ma dovremmo avere soprattutto un'immagine di una regione che riesce a spendersi a livello mondiale assieme, unita, con un brand che possa essere riconosciuto. Bene che ci siano nomi importanti di una viticoltura nella nostra regione perché sono da traino e aiutano di sicuro a far conoscere il vino friulano in giro per il mondo, ma poter spendere il nome della nostra regione, del nostro Friuli, è ancora più importante. Ecco, quindi alla fine un appello all'unità, insomma, stare uniti in questi momenti anche piuttosto difficili con la Brexit, i dazi degli americani, la Cina. Certo, il cambio delle dinamiche del mercato e quello che sta succedendo ce lo impone. È una cosa naturale, ma veramente a questo punto rischiamo di essere anche troppo tardi per poter poi aggregarci e affrontare quelle che sono le dinamiche nuove dei mercati e del mondo della viticoltura. Essere uniti non è soltanto uno slogan, ma comincia a diventare veramente una necessità, fondamentale.